Ecco qua. Carissimo 2024, due anni dall'elezione di Giorgia prima, 60 anni dalla fondazione di Fabio Fazio, anno primo senza Barbara D'Urso in TV. Quasi non ti abbiamo sentito arrivare, un po' come la Schlein. Chiederti di essere migliore degli altri abbiamo già capito che non serve. Tutti sogniamo il futuro di Barbie, ma ci ritroviamo sempre più in quello di Oppenheimer. So che sarai un anno bisesto, ti prego solo di non infierire, non essere un 2020 travestito. Non abbassare ancora l'asticella della sfiga, che più giù di così non va. Se proprio devi abbassare qualcosa, che siano le bollette. Per noi due non ti chiediamo niente. Noi qui a 9 stiamo bene, non farci cambiare di nuovo rete, ecco. Ma prima o poi portaci almeno un cantante di Sanremo, anche... Ma arriveranno! A fine maggio, così Fabio è contento. Intanto per prima cosa ti chiedo, se puoi, se ti va, fai piovere. Ma fai piovere normale. Magari la pioggia spalmala nell'arco dell'anno e non tutta in 10 minuti d'inferno. Ecco, non bombe d'acqua, ma spritz di rugiada. Coraggio, ce la puoi fare. In fondo hai iniziato con una bella notizia. Salvini non si candida alle europee. E questa è una bella notizia, soprattutto per l'Europa. E portacene anche una a noi. Per esempio, dacci un Senato che non chiuda prima perché c'è la partita Lazio-Roma. Lo so che non ci credi, ma è andata proprio così. Caro 2024, in America quest'anno ci saranno le elezioni. Se la giocano Biden, uno che dovrebbe tenere in equilibrio il mondo ma non riesce a stare in piedi manco lui, e l'uomo da un neurone solo a specchio con lo specchio rotto, Trump. Non è che per caso c'è una terza via? Uno che non sia ottuagenario, tipo? Se no fai tu, scegli il meno peggio. O c'è il rischio che non arriviamo al 2025. Mio caro 2024, se puoi, portaci cose nuove, che non abbiamo mai visto, tipo l'uomo su Marte o Elodie con un vestito intero. E dai una mano ai nostri medici, che sono sempre più oberati di lavoro e con sempre meno mezzi. In Italia non c'è più un medico in famiglia, ma non c'è nemmeno un medico alla ASL e uno al pronto soccorso. Ermeloni ha detto, tocca fare dei tagli. Ecco, non incomincerei proprio dalla nostra salute. Fai vincere tante partite di burraco al ministro Crosetto per evitare che si incazzi e per stizza invada l'Austria e non portarci via l'abuso di ufficio. È un reato tipico dell'Italia, una nostra eccellenza. Dobbiamo tutelarlo come il pistacchio di Bronte, il dolcetto di Dogliani o la corruzione in atto pubblico. Caro 2024, fa che presenti lo urlino solo i ragazzi e le ragazze all'appello e non squadre di fascisti. E che per ognuno che fa il gesto a braccio teso ce ne sia un altro che faccia quello dell'ombrello. E se qualcuno urla di nuovo viva l'Italia antifascista, fa che venga applaudito e non identificato dalla Digos. Caro 2024, forse tu ancora non sai, ma qui da noi ci sono 5 milioni e mezzo di persone in povertà assoluta. Un italiano su 6 fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. I mutui a tasso variabile sono cresciuti del 70%, gli stipendi non crescono da anni e la retribuzione media di un dipendente italiano è inferiore del 12% alla media europea. Ma per fortuna presto avremo un fantastico e utilissimo ponte sullo stretto per andare rapidissimi in vacanza in Sicilia, ma senza soldi. Sai, 2024, c'è una cosa grande che quest'anno non vorrei vedere più. La paura negli occhi dei bambini. Questo scempio che non ha una fine, che è iniziato con gli attacchi terroristici del 7 ottobre a Israele e continuato a Gaza. Trova tu una soluzione, 2024. So che è complicato. So che le ragioni stanno un po' da una parte e un po' dall'altra, in chi attacca pensando di difendersi e chi si difende ma in realtà attacca. Sono un gomitolo di vecchie storie avvelenate che continuano a violentare il mondo. Ma questo non è futuro. Guarda come tremano. Non ti si spezza il cuore. C'è tutto il male del mondo in questi visi spaventati. Save the Children ha detto che dal 7 ottobre più di 1000 bambini della striscia di Gaza hanno perso una o entrambe le gambe in interventi di amputazione, spesso senza anestesia. Sono più di 10 bambini al giorno, una cifra enorme, non degna di un anno civile come ti vanti di essere. Se non ci sarà una tregua, non ci sarà un futuro per le uniche vittime di ogni guerra, che sono i civili, perché chi spara ha una bandiera, ma chi muore, no.
PS, 2024, sono già 5 le donne uccise dall'inizio dell'anno. Non aggiungo altro. Grazie a Lucianina Littizzetto. Ecco.